Nello studio dei modelli matematici si utilizzano tecniche tipiche del calcolo numerico, tecniche di discretizzazione in spazio piuttosto che in tempo, piuttosto che non in tutte e due, ma per approdare a certe tecnologie del calcolo numerico è necessario introdurre alcune grandezze che sono prerequisiti, quelle di approssimazione, per esempio, della derivata prima e della derivata seconda. Il calcolo numerico tratta l'approssimazione di grandezze. Dunque, ipotizziamo che esista una VDX funzione derivabile a un certo numero di volte in un intorno del punto x, e cioè esistono k derivate. Allora disegniamo x, mettiamoci ad esempio in un suo intorno destro, all'interno di un intervallo di ampiezza delta x, quindi da x a x più delta x. E proviamo a sviluppare, a esprimere meglio la v di x più delta x in funzione della v di x. Per delta x che tende a 0 ci viene in aiuto Taylor con i suoi sviluppi. Quindi, secondo la sviluppabilità in serie di potenze, una generica fx è la sommatoria per k che tende a 0 teoricamente per gli infiniti termini della derivata k-esimo, calcolata proprio nel nostro centro, qui ho chiamato x, diviso k fattoriale per x, beh, per distinguerlo dalla x generico, chiamiamola x con 0, per x meno x con 0 elevata a k. Quindi abbiamo sviluppato in serie di potenze la f di x, con un problema che è detto problema di funzione analitica, e cioè sviluppare, secondo una certa sviluppabilità, una generica qualsiasi f di x. Bene, ma ritorniamo all'intorno destro di x, che ben inteso potremmo anche chiamare x con 0, quindi in un certo x con 0, ma x con 0 è qualsiasi, deve essere generale, dunque chiamiamolo tranquillamente x. Mettiamoci allora in un intorno di x destro di ampiezza delta x e facciamo tendere delta x a 0. Quindi per delta x che tende a 0, posso scrivere v di x più delta x uguale, in sviluppo di Taylor, a v di x più v' calcolata in x per delta x, poi ancora v' calcolato in x diviso 2 fattoriale per delta x quadrato, e potremmo continuare ancora con un v terzo diviso 3 fattoriale diviso delta x al cubo più eccetera eccetera, secondo appunto lo sviluppo in potenza. Ma volendoci fermare alla derivata prima, cosa possiamo scrivere rifrasando? Possiamo scrivere che per intanto v di x più delta x meno v di x, il tutto diviso ancora per delta
delta x è uguale per delta x che tende a 0, ripeto, quindi localmente in un intorno infinitesimo di x, è uguale proprio alla derivata prima calcolata in x più un qualcosa che dipende dalla derivata seconda, e cioè v secondo calcolato in x diviso 2 fattoriale per delta x. Bene, questa può essere una approssimazione della derivata prima, in cui notiamo anche la dipendenza però dalla derivata seconda. Se il polinomio è di primo grado, v secondo di x è proprio uguale a 0 e quindi l'approssimazione è esatta. Parliamo di forward approximation, cioè approssimazione evidentemente da destra. E approssimiamo in particolare intorno di x proprio con il rapporto incrementale da destra. Bene, lo stesso discorso può essere esteso anche nel backward case. E cioè mi metto in un intervallo sinistro di delta x, e in questo caso sempre secondo Taylor ho v di x meno delta x uguale v di x meno un primo di x delta x più 1 fratto 2 fattoriale v secondo di x delta x quadro e so che vuol dire eccetera. Posso allora scrivere questa volta v di x meno v di x meno delta x, e cioè questa volta la x sta a destra, diviso delta x, uguale alla derivata prima in x meno, cambiato solo il segno, 1 fratto 2 fattoriale v secondo x delta x quadro, eccetera. Quindi abbiamo introdotto l'approssimazione da destra e da sinistra della derivata prima, riscrivendo sia la derivata prima in senso destro che in senso sinistro fino al terzo ordine, sommando e sottraendo, otteniamo una approssimazione della derivata prima centrata. Vediamo come. Allora, v di x più delta x uguale v di x più v primo di x delta x più v secondo di x in x diviso 2 fattoriale delta x al quadrato più v terzo in x diviso 6, che è 3 fattoriale, delta x cubo, e fermiamoci qua. Scriviamo anche il v di x meno delta x, e allora questo sarà v di x meno v primo di x calcolato in x per delta x più v secondo fratto 2 fattoriale delta x quadro meno, insomma le derivate dispari hanno segno meno in questo caso, diviso 6 delta x cubo. Facciamo la differenza fra l'estremo destro di questo che è diventato un intorno per così dire completo, ecco v di x, ecco v di x più delta x, e
ecco v di x meno delta x. Facciamo la differenza tra il v destro e il v sinistro di questi intervalli. E che cosa abbiamo? Che si elidono evidentemente alcune grandezze, quelle con lo stesso segno, sottraendole, vanno via per sottrazione. Quindi in buona sostanza rimane v di x più delta x meno v di x meno delta x uguale 2 volte v' calcolato in x per delta x più 1/3, che è 1/6 più 1/6, la derivata terza calcolata in x per delta x cubo. Ed ecco allora che in questo caso l'approssimazione è esatta se v di x è del secondo ordine. Possiamo riscrivere a nostra volta la derivata prima centrata, questa volta, che è un'approssimazione del secondo ordine, poiché si annulla esattamente attraverso la derivata terza un polinomio proprio del secondo ordine. E allora scriviamo v di x più delta x meno v di x meno delta x diviso l'intervallo su cui giaccio, che è 2 delta x, uguale a v' di x più 1/6 v terzo calcolato in x delta x quadro, insomma, e con l'approssimazione della derivata prima centrata. Quindi con questa prima introduzione abbiamo approssimato in 3 modi, da destra, da sinistra e in a centered way, la derivata prima. Lo stesso discorso si può estendere alle derivate successive e vedremo al prossimo round l'approssimazione della derivata seconda.